canzone dei Queen, c'è un profumo tra di noi, tra me e Mauro Malatini della Bottega Malatini. Ciao, ben trovato Mauro. Ciao, ciao cara. Ciao, buon pomeriggio. Allora, il nostro amico Mauro è venuto qui per così farci conoscere un po' il suo mondo, che è il mondo dei profumi. Tu sei un naso profumiere? Allora, io sono un profumiere. Profumiere, sì. Senza naso. Senza naso. I nasi sono, a mio avviso, quelli che escono solamente dalle scuole francesi. Poi spesso vengo chiamato naso e vabbè, lo stesso si accetta. Sì. Però a me piace chiamarmi proprio il profumiere o addirittura il profumiere dell'anima. Oh, quindi bello. Una cosa un po' più particolare. Allora, esatto, con Mauro entriamo proprio da questo weekend nel magico mondo dei profumi. Dicevo, intanto da che cosa deriva questa parola profumo? Allora, profumo deriva dal latino profumum obtinere, ottenere attraverso il fumo, ed era la tecnica dell'antica che venivano bruciate queste materie prime come l'incenso, e attraverso questi odori ci si ricollegava, non so, alle divinità, quindi attraverso il fumo si otteneva le grazie di divinità. Quindi ognuno di noi, mettendo un profumo, ritrova una parte sua divina, no? Una parte più alta, più preziosa. Bello. No, è bello anche perché ha questo risvolto, se vuoi, un po' poetico, un po' magico. E allora a questo punto uno ti dovrebbe dire, vabbè, ma allora il profumo così generico, che differenza c'è tra un profumo da uomo e un profumo da donna, no? Perché adesso c'è proprio questa netta distinzione, o meglio c'è stata. Adesso è un po' con questo discorso un po' del fluido, che tutti quanti adoperano gli stessi profumi, e che ne so, può succedere che un marito si mette il profumo di rosa della moglie? Assolutamente sì, sì? Tantissimo. Succede? Okay. Sì. Prima il profumo, diciamo, nella parte più commerciale era comunque più distinto, ancora oggi nella profumeria commerciale si distingue uomo-donna perché vende di più, sì. Ok? Però nella profumeria artistica o selettiva comunque si parla di emozione. Per cui se oggi io mi sento, no, per come penso io la rosa, che è un'essenza da regina, era la regina, l'essenza di Cleopatra, della regina Vittoria. Se oggi mi sento re o regina, che io sia uomo o donna, comunque sono da rosa. Ah, ok? Quindi al di là della mia sessualità. Ok. Quindi è un'emozione che io oggi comunico con un'essenza o con un profumo della profumeria selettiva, ad esempio. Ho capito. E senti, a proposito, visto che tu mi hai detto Cleopatra, io deduco che tu sappia anche, che ne so, che cosa, quale profumo indossasse Napoleone oppure qualche altro personaggio della storia. Sì, oddio, nella storia sì. Diciamo che ad esempio una andava per la maggiore tra le grandi donne, la rosa, quindi sì, per rimanere in tema, come ad esempio Caterina de' Medici, sì, che è stata la madre della profumeria, perché lei nel 1553 sposa il duca d'Orléans, quindi va dalla corte dei Medici, che era la corte più bella, più ricca d'Europa, se ne va in Francia e lì porta il suo profumiere. E da lì la profumeria è diventata francese a tutti gli effetti. Non che noi abbiamo avuto degli ottimi nomi italiani di profumieri, però diciamo che i francesi poi ne hanno fatto un'industria. Ecco. E quindi lei portava comunque spesso e volentieri la rosa, come la regina Vittoria, come si dice anche Cleopatra, insomma. Quindi ogni personalità ha delle essenze legate a loro stesse, no? Sì. Comunque era sempre un emblema di potere anche, certo, il profumo. Ma sai, uno pensa profumo, pensa subito donna, invece immagino che ci siano anche tanti uomini che comprano il profumo, sì, vero? Poi adesso siamo molto più vanitosi noi, diciamo. Beh, sì, certo, l'avevamo capito comunque. Assolutamente. Okay? E quindi quali sono di solito, sai, tu hai questa bottega, qual è di solito quello che sceglie la donna di più e quale l'uomo di più? Quale tipo di essenza? Guarda, devo dirti la verità, nel mondo maschile ultimamente c'è un grande ritorno ai fiori. Ai fiori? Che sembra una cosa strana, ma sì, il gelsomino ad esempio, essenza molto particolare, di cui magari ne parleremo anche in qualche altro incontro. Certo. È un'essenza che veniva utilizzata da Casanova. Ad esempio, quindi era molto maschile. Dagli uomini arabi in Tunisia mettono dei grappolini di fiori alle orecchie, quindi qua in maniera anche un po' passionale, quindi parla di questa fiore che è passione. Poi Chanel lo mise nel 1921 in Chanel numero 5 e gli diede quindi un imprinting estremamente femminile, per certo, cui è diventato femminile. Ma oggi l'uomo si sta riappropriando dei fiori,
come le donne invece si, da un po' di tempo si riappropriano appunto dei legni. Ma sì, infatti ci stanno un sacco di donne che per esempio indossano profumi maschili. Ma detto questo, no, sai, so che tu hai fatto, come si, hai curato i profumi di un sacco di star del mondo dello spettacolo, anche dei politici, anche di un certo peso. Ovviamente, insomma, vabbè, questo all'immaginazione, no? Però quando insomma senti una Pamela Prati che dice il mio profumo è quello della vaniglia e così il mio uomo deve mordermi, rimani scioccato oppure abbastanza. Dici abbastanza, perché poi naturalmente nel mio modo di vedere le essenze di trovare un tratto legato tra anima ed essenza, chi ama le essenze gourmand come la vaniglia, sì, il caramello, il cacao, la mandorla, sono persone che hanno delle ferite dell'anima che si portano dietro fin da piccoli, per cui io voglio essere mangiata perché voglio essere comunque accudita, come se fosse da qualcuno. Hai capito? Quindi... No, perché uno dice vabbè, questo è semplicemente profumo, invece no, è praticamente ti fai un viaggio attraverso la psiche scegliendoti la tua essenza preferita. Assolutamente, sì. Ah, sì, ok. Sì. E se una coppia ha lo stesso tipo di profumo? Ah, fantastico, è successo, perché io faccio anche profumi per il matrimonio, l'ho fatto anche diverse volte. Quindi capita pure. Capita. Quello vuol dire essere anime gemelle? A volte sì, a volte sono incredibili, ho fatto diversi incontri in questo, e capita magari di avere su una piramide olfattiva, che è la struttura del profumo, diverse essenze che entrambi scelgono, quindi c'è proprio quasi una forma di elezione dell'anima l'uno dell'altro. Bello, sì. mi piace molto questa idea, questa proposta. Allora Mauro, grazie per essere stato con me, naturalmente è stato un incontro così molto veloce, molto rapido, però insomma ci hai dato un sacco di spunti e un sacco di cose piacevoli in questo sabato. Grazie, crediamo di aver fatto cosa gradita sia alle nostre amiche ma anche agli amici di Radio Linea numero 1. Ci troviamo sabato prossimo. A sabato prossimo. Grazie, ciao. Certo che sì. Ciao. Lab, lo spazio delle idee con Beatrice Silenzi. Tu non lo dici.